Stiamo portando avanti quella che è la richiesta di indagini sanitarie sul posto, perché si accertino quali che sono le condizioni di salute della popolazione che vive in prossimità di questi cammini. Noi nello specifico ci preoccupiamo di tal cemento di Calusco d'Adda, che in effetti sembra essere una delle più emissioni più importanti d'Europa per via della dimensione del cammino e della concentrazione di sostanze emesse. Stiamo spingendo e incontriamo resistenze delle amministrazioni perché qualcuno promuova questo tipo di studio fatto sul posto, quindi non vogliamo più avere solo degli studi fatti dietro la scrivania con dei conti che dicono ok va tutto bene, ma si vada a vedere la gente che tipo di problemi sanitari ha, si mettono in tabella e si capisce se è di più o di meno che da altre parti. Questa è l'indagine epidemiologica. Stiamo collaborando con Rete Rifiuti Zero Lombardia con questa manifestazione per portare alla conoscenza di tutti quelli che sono i problemi dell'incenerimento dei rifiuti nella nostra zona e sensibilizziamo la gente per far capire i danni sanitari che possono derivare dall'incenerimento dei rifiuti, dai camini. Ne abbiamo tantissimi, abbiamo una situazione ambientale già molto pesante. La maggior parte di questi inceneritori sono quasi inutili e spingiamo a far capire a tutti che bisogna opporsi all'incenerimento dei rifiuti. Mentre invece la strategia rifiuti... Noi siamo di Rete Rifiuti Zero Lombardia, siamo al Comitato La Nostra Aria e dal 2014 che ci siamo riuniti fondando questo coordinamento che sta operando per evitare che i tracciamenti di Calusco d'Adda triplichi il quantitativo di rifiuti combusti, questo per evitare le ripercussioni sanitarie sulla popolazione, dato che come avevamo detto all'inizio dell'intervento sono altissime e moltiplicate a livello percentuale super esponenziale il quantitativo di metalli pesanti che escono dal camino di talcementi in seguito alla sperimentazione che prevede la combustione dei rifiuti. E noi come Rete Rifiuti Zero Lombardia proponiamo la strategia Rifiuti Zero come alternativa all'incenerimento dei rifiuti. Oggi abbiamo voluto mettere in piazza la realtà di 5 camini che sono i 5 impianti che sono presenti nel raggio di meno di 20 km qui attorno a noi sulla sponda del Lungo Adda fino ad arrivare a Lecco e che hanno in comune praticamente il fatto che bruciano, no, rifiuti. E l'alternativa alla combustione dei rifiuti esiste, quella che individua la strategia Rifiuti Zero, che significa arrivare a zero sprechi, quindi riutilizzare le risorse in modo sostenibile, che vuol dire praticamente promuovere il riciclo, il riuso, la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo, insomma tutte le alternative che poi ci portano a diminuire il quantitativo di rifiuti che poi vanno a essere bruciati.